E quindi lo voglio dire. Questa Neri consegna. Grazie Francesca. Sean Connery. Ciao, grazie. Ciao Francesca. Hello. Good evening. How are you? Spielberg, e lei parla benissimo inglese. Benissimo. Spielberg ha detto che Sean Connery è la star più sexy nel mondo del cinema. Spielberg told everybody that you're the sexiest man in cinema. Is that true? Of course. Certo. Prima di fare l'attore, ha fatto un sacco di mestieri. Ricorda i mestieri che ha fatto prima? Do you remember the jobs you did before becoming an actor? All the jobs I had? Yes. Sì, i lavori che ho fatto. Fammi pensare. Cos'è? Chi è? Traduzione, translation. Chi è questo? Oh, I see. I apologize. I'm a bit thrown because mi spiace. Sono un po' smarrito. Pensavo di dover ricevere il premio e uscire. No. It's impossible. No, but the things that I did, there's a lot of things I was ashamed of. I mestieri che ho fatto, alcuni forse li rimpiango. Me ne vergogno. And I can't admit to them now. Non posso ammetterli in questo momento. Numerous jobs. Ho fatto tanti lavori. French polishing coffins and ho lucidato bare. Steel bending and fixing. Ho fatto il fabbro lavorando l'acciaio. Lifeguard. Ho fatto model, il bagnino, il modello in un istituto d'arte. This sounds like the police record. Mi sembra un po' come il non so, l'elenco di indizi della polizia. No, ma ha partecipato anche a Mister Universo. Abbiamo una foto che lo rappresenta. Eccolo lì. Oh. I think in that picture you don't have the tattoos, isn't it? You've got tattoos on your body. Cioè, ha due... Oh, yes. Yes. Can we know what they represent and where they are, if it's possible? Well, possiamo sapere? Lui ha dei tatuaggi sul corpo. Ah! Si vuole spogliare? Dei tatuaggi lui ce li vuole far vedere. No. Perché, no. Sean, can you tell us? Ce lo puoi dire? I can show you. Ah, lo vuole far vedere. Posso far vedere? Ah, questo è l'unico che può far vedere al pubblico. Guardiamolo, ecco. Questo rappresenta un cuore with a dagger through it, con un pugnale che lo trafigge. Which used to say many years ago, Scotland forever. Che molti anni fa si poteva leggere ancora la scritta, diceva Scozia per sempre. Like everything, it's faded. Però è un po' sbiadito adesso come tante altre cose. E sotto, grazie. The bluebird with a scroll in its beak. Un uccello con un sullo becco un papiro, which is saying mom and dad. E si legge mamma e papà. È stato anche un grande campione di football. Abbiamo una foto che lo dimostra. Football supporter, isn't it? You're a football supporter. Oh yes, sì. Oh, yes. Abbiamo una fotografia. And I would like to know also something. Volevo sapere qualcosa. Quando lei ha fatto il primo provino? When you did the first time the contest per to James become Bond. James Bond, sì. Per diventare James Bond. Which were your emotions? Did you have something in common with the Ian Fleming character? Aveva qualcosa in comune con il personaggio di Ian Fleming? No, nothing really. Ian Fleming. How quickly should I speak? Because I feel as though I'm... Mi sento a disagio perché sento la traduzione che non so se devo parlare mentre traduce. She will translate. Ah, okay, because when I was watching before, everybody was speaking. Prima tutti parlavano simultaneamente. Adesso ascoltarmi mentre mi parlo mi suona strano. Bravo. You're the first foreigner. No, James Bond. Ian Fleming and I had nothing at all in common. Ian Fleming ed io non avevamo nulla in comune. Ian Fleming went to a fashionable school called Eton. Ian Fleming ha frequentato una scuola molto famosa in Inghilterra, Eton. Left school at 13.
Io invece ho lasciato la scuola quando avevo 13 anni. In fact, there's a story in Scotland now, not just in Scotland but England as well, but I give preference to one. Si racconta un aneddoto sia in Scozia che in Inghilterra. Pochi sanno, per esempio, che Tony Blair and myself ed io went to the same party. Con i tanti mestieri che ha fatto. Anyway, all that to say that I had done quite a lot of work in the theater before I was approached to do the Bond film. Tutto questo per dire che ho lavorato a lungo in teatro prima che venissi approcciato per fare James Bond. And it's not that well known, but the film was budgeted at $1 million. Non si sa, ma il budget per il film all'epoca era di $1 million. And eventually it ran at 900. È stato svalutato poi. $980,000 è stato il costo, e voleva Cary Grant o James Mason per il ruolo. Adesso sono tutti morti, peraltro. Però si sono potuti permettere di ingaggiare me invece. Noi abbiamo un'altra fotografia, vero, ecco, Pippo? Molto importante. Molto importante della sua carriera, il 1988. Vinse l'Oscar per l'Oscar per gli Intoccabili. The Untouchables. The Oscar, we have a picture of you. Now vorrei parlare un attimo delle donne con cui ha lavorato Sean Connery. Abbiamo un collage delle donne che si sono accompagnate appunto a Sean Connery quando ha interpretato il ruolo di James Bond. Prego, Cesare. So if you want to see it, so that most of the scenes with the beautiful women. No, it's just for the audience. Ma la donna più importante della vita di Sean Connery in questo momento è presente in sala ed è presente anche qui a Milano per un motivo molto bello, molto artistico, è Micheline Rothenbaum. Si sono sposati nel 1975 ed è una pittrice. E noi abbiamo presentato nel corso di una conferenza stampa Micheline con i suoi quadri, una mostra che sarà ospite di Milano. Vous avez exprimé dans votre portrait l'amour per le couleurs, l'amour per la vie e l'amour per Sean, c'est vrai? Lei esprime l'amore per Sean, per i colori, infatti facciamo vedere adesso alcuni quadri che ritraggono Sean Connery. Ecco, questa è la veste noir e adesso un'altra veste, Joe. Allora, il comune di Milano ospiterà appunto la mostra di Micheline Rothenbaum a Palazzo I Simbardi. La Galleria Cadoro ha organizzato questa mostra che partirà appunto dal 9 maggio sino al 28, e devo ringraziare anche Umberto Colli che ha ceduto questo palazzo nella sua veste di presidente della provincia per questa occasione artistica di Micheline. Lei è una donna deliziosa di poche parole che ha avuto una grande importanza nella vita di Sean Connery. Come vous avez connu? J'ai connu pendant une compétition de golf internationale. L'ha conosciuto in una competizione di golf perché lui ha giocato anche stamattina. Et j'ai gagné le prix de. Ce matin, j'ai pas joué, non. Je suis allé voir mes tableaux. Sì. Allora, adesso, signori, io ho avuto modo di intervistare James Bond qualche anno fa. Sì. C'è questo filmato compromettente, ve lo voglio far vedere, prego. Rocchino lo mette soltanto come James Bond. Vero, no? Le dà fastidio mettere e dare gli autografi? Mentre in coppia con una donna meravigliosa che lo ha reso felice e che è felice, il tesoro no, dentro avec lui, che è Micheline Rothenbaum. Bye bye Micheline, thank you very much for being here. Little kiss. A kiss. Also, can I give you a kiss, Sean, from all Italian women? I'm sorry, Micheline. Grazie, grazie, grazie. Thank you. Grazie, grazie.